Sì, buonasera Gianluca. Sì, a proposito di polemiche, ci troviamo all'esterno della sede del Comune. Oggi proprio da Beppe Sala, il sindaco di Milano, è partita una stoccata rivolta verso il governatore della regione Lombardia, Attilio Fontana. C'è stato un botta e risposta attraverso i loro canali social tra i due, con Beppe Sala che ha chiesto alla regione di fare chiarezza. Si è chiesto come mai, se l'indice RT vale per tutte le regioni, solamente in Lombardia si è creato questo cortocircuito. La risposta di Fontana è arrivata a stretto giro, chieda pure al Ministero, a nessuno qui in regione è dato sapere di un algoritmo che usano solamente a Roma. Queste le parole utilizzate nel messaggio del governatore, per l'appunto, nel suo profilo Facebook. Questa dimostrazione che le tensioni sono tutt'altro che stemperate, nessuno vuole assumersi la responsabilità di questo errore legato alla valutazione dell'indice RT che ha portato per una settimana questa regione in zona rossa, con tutte le restrizioni del caso e con tutte le ricadute economiche del caso, tanto che le associazioni di categoria di commercianti e imprenditori stanno pensando di rivalersi con una class action, per l'appunto, per il mancato fatturato della settimana in cui è stata imposta la chiusura. Si parlava di scuole che torneranno ad aprirsi anche qui in Lombardia nella giornata di domani con gradualità, non tutti gli istituti apriranno nella giornata di domani, ma certo torneranno in classe gradualmente gli studenti delle medie e anche gli studenti delle superiori. Una parte tornerà in classe, altri continueranno con la didattica a distanza. Su questo, sul piano della prefettura, per l'appunto, per il rientro in classe in sicurezza dei ragazzi, abbiamo sentito oggi il prefetto, le sue parole. E poi la linea torna a te, Gianluca. È un obiettivo importantissimo, mette al centro i ragazzi. Naturalmente è in progressione che raggiungeremo il 50%, perché ciascun dirigente scolastico in queste ore sta valutando il modo migliore per partire. Ci sono dimensioni, complessità, differenze enormi tra istituti e ciascuno dovrà organizzarsi al meglio.